Mister Ezio Capuano, buonasera. Allora, mister, analizziamo questa sconfitta. Folate del Catanzaro, 1-2 micidiale dopo l'incrocio dei pali colto da Mikowski, resta il grande rammarico perché delle sbavature là dietro hanno vanificato una prestazione volitiva. Ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, io voglio dire, dovevamo andare in vantaggio con la traversa di Mikowski, abbiamo preso due gol, dobbiamo lavorare, poi l'abbiamo ripresa, non ci siamo mai abbattuti, poi nel nostro miglior momento, quando loro erano in difficoltà illimitata, che abbiamo sbagliato anche il gol con Mikowski a 3 metri dalla porta, quel gol non lo possiamo prendere, è successo praticamente quello che è successo domenica, però sbagliare umano, perseverare diabolico. Più o meno è stata la stessa cosa, no? Siamo in anticipi, fallo, non fallo, e non abbiamo mollato nemmeno sul 3-1, quindi ai ragazzi nulla da imputare. Ottima partita, l'impegno non è mancato, la veemenza, l'ardore, sicuramente abbiamo fatto qualche errore di troppo. Eh sì, mister, lei con grande onestà e lucidità aveva detto bisogna lavorare su questi errori difensivi, soprattutto il primo gol fa rabbia perché il Catanzaro ha avuto modo di battere 3 volte a rete. Lei ha cercato di correggere anche la difesa invertendo le posizioni di Leizza e Janes, ma alla fine è riuscito a sfondare il Catanzaro con quell'1-2, è riuscito a mettere sui propri binari la partita. Era una partita che la stavamo portando come dicevamo noi, no? Compatti, ripartivamo bene, ripeto, l'incrocio dei pali di Mikowski grida ancora vendetta. La prima volta che loro sono andati in verticale a destra abbiamo preso questo gol, che ci può anche stare, il secondo non va preso, abbiamo corretto, ridisegnato la squadra, abbiamo fatto il 2-1, siamo stati sempre in partita, poi onestamente il 3-1 mi fa un po' rabbia, con grande onestà, perché era il nostro miglior momento, eravamo lì, accorciavamo bene, avevamo cambiato struttura di gioco. Fallo, non fallo, però stavolta con l'onestà che mi contraddistingue, anche se fallo netto, che è fallo netto, però non si può assolutissimamente riprendere lo stesso gol della regina in maniera diversa, anche se erano falli tutti e due, però voglio dire, io penso che l'esperienza serve proprio all'essere umano da portare le situazioni in negativo in positivo, invece oggi le abbiamo riportate ancora di più in negativo. Questo non va bene, dobbiamo lavorare, la squadra è viva, la squadra ha fatto secondo me un'ottima prestazione, il 3-1 lo ritengo non veritiero sull'andamento della gara, però ci sono state tantissime cose positive. Ripeto, la squadra mi è piaciuta, ha lottato, ci sono state delle manchevolezze sulle quali dobbiamo lavorare, poi si è fatto male Ilanes, non avevamo un esterno di ruolo, abbiamo riportato De Marco a fare il quinto, poi ho messo Silvestri, quindi di più questi ragazzi non potevano fare. Angelo, visto che l'ora è tarda, io passo subito l'auricolare a mister Capuano, una tua domanda da studio e poi una mia per chiudere perché i tempi sono molto serrati. Prego Angelo. Va benissimo, buonasera mister. 22 gol subiti, soltanto Rende e Rieti hanno fatto peggio come difesa, e allora su come si deve lavorare? Questa è la domanda per quanto riguarda queste amnesie difensive. Non è che abbiamo... non abbiamo subito tanto, il Catanzaro è venuto per la prima volta dopo l'incrocio dei pali di Mikowski e ha fatto gol, questo non è una giustificazione. Prendiamo dei gol che onestamente non dovremmo prendere, poi rimettiamo la partita in equilibrio, la ridisegniamo, lottiamo, però il secondo gol non può essere preso. Poi l'abbiamo ripresa nel nostro miglior momento, quando con l'onestà che mi contraddistingue il Catanzaro era un po' fermo sulle gambe, gli abbiamo regalato il 3-1, perché ripeto, sbagliare umano, perseverare diabolico, era fallo anche questo, però io penso, come ho detto prima, che le situazioni negative bisogna portarle in positivo, quindi non ancora ci siamo riusciti, il tempo è poco a disposizione che ho avuto, mi auguro che col tempo possiamo eliminare tante sfavature. Bisogna anche dire che si è fatto male Ilanes, quindi è dovuto andare a fare il braccetto Celiac, per la prima volta De Marco ha fatto l'esterno, quindi abbiamo dovuto inventarci durante la gara tanti ruoli, e nel nostro miglior momento questo è il rammarico, senza nessun merito da togliere al Catanzaro nella maniera più assoluta, però nel nostro miglior momento, dove loro con grande onestà erano molto bassi, noi eravamo lì lì per far gol, abbiamo fatto una distrazione
la seconda domenica consecutiva, sono molto arrabbiato. Mister, Cavese e Potenza, chiudiamo così, saranno due turni casalinghi per cercare di ritrovare confidenza con la vittoria. Ma noi avevamo un ciclo terribile, finisce mi sembra proprio col Potenza, no? Con la Cavese c'è la Coppa Italia, ho dichiarato che tentiamo di andare avanti. L'ho detto anche dopo Terni, il cammino è lungo e tortuoso, però se queste sono le prestazioni, se questa è la fase di interpretazione alle gare, possiamo tranquillamente mantenere la categoria. Grazie.